bentornati di nuovo nel mio canale. Allora, il video di oggi sarà un video dedicato esclusivamente al mostrarvi tutto ciò che io utilizzo per la pulizia quotidiana di casa. Che cosa intendo per la pulizia quotidiana di casa? Quindi tutte le spugnette, tutti i cencini, tutti i vari annessi e connessi che noi utilizziamo per pulire casa. Tolta la sfera detersivo, qui non vi farò vedere assolutamente nessun detersivo, per tutto il resto sì. Quindi, ripeto, cenci, spugne e quant'altro, tutti gli accessori, diciamo, che a noi servono appunto per pulire casa. So che questa è una tipologia di video che vi piace molto anche a me perché io via via ho preso un sacco di spunti sull'argomento e per cui spero anche di potervene dare a voi. Direi di cominciare subito col mostrarvi loro. Allora, io ne ho presi alcuni, ma ne ho veramente tantissimi in casa, io li tengo tutti in una zona del ripostiglio. Sono i cenci di cotone che io utilizzo per pulire. Allora, i miei cenci di cotone sono in realtà dei vecchi canovacci, dei vecchi asciughini per i piatti che nel tempo si sono sporcati, nel tempo si sono sciupati, ma che essendo di un buonissimo cotone sono adattissimi per pulire. Per esempio questo qui, vedete che comunque sono un po' macchiati, bucati, quindi diciamo inutilizzabili da tenere in cucina per asciugare i piatti o per farne altro uso. E quindi tutti questi cenci che nel corso degli anni, nel corso veramente degli anni, tanti anni, io ho accumulato, li utilizzo per questo scopo. Sono adattissimi per spruzzare sopra i vari detergenti multisuperficie, come può essere un Glassex, tanto per intendersi, e per andare a pulire tutte le superfici lavabili. Utilizzo per pulire i sanitari dopo che li ho passati con la spugna e il detergente e dopo che li ho risciacquati vado ad asciugare. Li utilizzo per asciugare anche l'acquaio della cucina che è in acciaio inossidabile. Insomma, li utilizzo per tantissime cose, per spolverare, spruzzando sopra appunto di nuovo un detergente multisuperficie. Quindi per me questi sono basilari. Ne ho di svariate dimensioni, più grandi sono, come vedete, meglio è, perché io assolutamente non riesco né a spolverare né soprattutto a pulire con dei cenci piccolini, con dei quadretti, insomma non riesco. Quindi secondo me questi sono veramente una validissima alternativa ai cencini che si trovano anche in commercio. Per esempio questo è fantastico perché è leggermente fatto a nido d'ape, trattiene tantissimo il prodotto, non spelano, questo è importantissimo, quindi li potete utilizzare anche per esempio per pulire i vetri e per pulire gli specchi perché non lasciano pelucchi, ma questo è importante perché devono essere appunto fatti di cotone. Altrimenti ci sono anche questi qui, che sono sempre di cotone, ma di un cotone molto molto leggero. Questo nello specifico, mi sembra che in un vecchio video ve lo dissi, li ho presi da un vecchio lenzuolo con gli angoli che avevo, che però si era un pochino logorato perché era fatto vecchio. Ho ritagliato da sola dei quadrotti di questa dimensione, ho fatto l'orlo intorno e sono venuti dei cenci da spolverare fantastici. Potete lavare a qualunque temperatura, anche se rimangono delle macchie, non importa, purché siano puliti. Vedete questo che è tutto macchiato perché l'avevo utilizzato con la varichina, per cui è venuto proprio maculato. Ma è comunque pulito anche se è rimasto macchiato e quindi questi sono sicuramente i migliori alleati per le mie pulizie. Poi ovviamente io vi mostro quello che utilizzo io e quello che per me è più pratico, però secondo me questi sono veramente un utile aiuto nelle pulizie. Uno degli accessori che io utilizzo tantissimo, anzi non è un accessorio, è proprio una spugna che io utilizzo tantissimo sia in cucina che in bagno, sono queste spugnette qua. Allora, ve le faccio vedere ancora nelle confezioni chiuse. Queste qui le trovate ovunque, a prezzi più o meno bassi, più o meno alti. Queste nello specifico mi sembra di averle prese da Eurospin, sono in confezione da 5. Hanno una misura piuttosto piccolina perché è 20x30, sono quelle spugnettine in microfibra che io utilizzo tantissimo soprattutto in cucina, nell'acquaio e anche per andare a pulire il piano cottura di acciaio inossidabile. Apro una parentesi, io il mio piano cottura in acciaio inossidabile non lo pulisco con nessun detersivo. Vado semplicemente a bagnare una di questa,
la strizzo benissimo il più possibile in maniera che non rimanga molto residuo di acqua e poi la vado a passare sul piano cottura, non rimangono aloni, viene via lo sporco, viene via il grasso, ovviamente bagnatela con l'acqua piuttosto calda e vi garantisco che non c'è poi bisogno di ripassarla nemmeno con un cencio pulito, perché è fantastica, questo è meraviglioso. Stessa cosa vale per il discorso dell'acquaio, come vedete ne ho diverse, queste che sono le più piccoline, poi c'è questa qui che invece è la misura leggermente più grande, questa non è proprio in microfibra, è più una specie di cotonone grosso, però insomma ha la stessa funzione. Altra cosa positiva di questi pannetti è che una volta che li avete strizzati bene, anche dopo che li avete utilizzati, li lasciate lì in cucina ad asciugare, non mandano nessun tipo di cattivo odore. Possono essere lavati in lavatrice a qualunque temperatura, quindi non rimangono normalmente, vedete, nemmeno grandi macchie, e secondo me sono veramente degli indispensabili. Prima di andare ad utilizzare questi, diciamo qualche anno fa, io utilizzavo per gli stessi scopi che vi ho detto poc'anzi, questa tipologia di spugnette qua, di pannetti qui. Adesso me ne faccio vedere uno, questo qui tanto carino con i cuori che avevo preso da Tiger un paio d'anni fa, me ne è rimasto uno. Grosso modo hanno la stessa funzione, con l'unica differenza che questi pannetti qui di spugna, come può essere anche questo qui della Vileda, va bene, questo tipo qua, dopo qualche giorno di utilizzo cominciano a mandare un puzzetto che a me non piace per niente, nonostante siano lavabili, nonostante io li strizzi benissimo dopo l'uso, li tenga all'aria aperta ad asciugare, mandano puzzo. È una cosa che io non sopporto e quindi da che scoprì poi questi qui, questi li ho accantonati, e tant'è vero che questi sono gli ultimi due che mi sono rimasti e come vedete sono nuovi di pacca, non so che uso ne potrò fare successivamente, vedremo, comunque per adesso non li utilizzo. Passiamo al discorso spugne. Allora, ve ne faccio vedere alcune. Questa fatta a cuore. Vi faccio vedere queste che sono tipo metallo, metallizzate. Queste sono le spugne classiche che si utilizzano. Queste non mi ricordo, mi sembra di averle prese da Tiger. Queste no. Queste non mi sono piaciute tanto perché sono molto leggerine. Dopo qualche utilizzo diventano proprio insignificanti, si restringono e non trattengono nemmeno più il detersivo. Quindi non, un pochino bocciate. Queste qui invece fatte a cuore che avevo preso da Tiger sono molto più resistenti, resistono parecchio nel tempo, quindi sicuramente le promuovo. Io le utilizzo prevalentemente per lavare i piatti, io non ho la lavastoviglie per cui lavo i piatti a mano e queste sono le mie spugnette preferite perché dalla parte di qua si va a inglobare, diciamo, il detersivo per i piatti, per cui fanno sempre una bella schiuma e non c'è bisogno di stare a riversarlo continuamente, ne basta veramente pochino, soprattutto se andate a utilizzare un detersivo piatti concentrato, vedrete che con un pochino di prodotto e una spugnetta così riuscirete a lavare tantissimi piatti. Se le pentole sono particolarmente incrostate, soprattutto quelle di acciaio inossidabile, vado ad utilizzare una spugnetta di questo tipo che, diciamo, mi è andata a sostituire nel tempo quest'altro tipo di spugnetta che ho qua giù e che adesso vi faccio vedere, che però io non ho mai amato, quindi la classica spugnetta di metallo che però dopo qualche utilizzo, correggetemi se sto sbagliando, però tende a perdere tutti i filamenti di metallo. Ok, e quindi io questa adesso per esempio è nuova perché era una rimasta, però le ho sostituite con queste qui che sono sicuramente migliori e vanno comunque a grattare bene i fondi delle pentole, quelle di acciaio ovviamente, mi raccomando non andate ad utilizzare queste spugne sulle pentole antiaderenti perché sennò altrimenti si sciuperebbero, ma sulle pentole di acciaio inossidabile sono fantastiche. Allora, passiamo poi a questi cenciotti qui, che voi direte che cosa sono? Allora, questi panni abbastanza, come vedete, cotonosi, imbottitini, belli stratificati, belli spessi, io li utilizzo con la mia scopa, quella ad incastro, praticamente si mettono qua dentro i due pezzi a incastro, adesso io la scopa non ce l'ho qui, quindi non ve la posso far vedere, però io con questo panno qua, che può anche essere questo, ok,
Sono puliti, sporchi perché un po' di sporco rimane, ma sono puliti, nel senso che questi si lavano in lavatrice e questi sono proprio, tra l'altro questo profuma pure da morbidente. Anche questo ha le due taschine laterali per incastrare la scopa che vi dicevo poc'anzi, e io li vado ad utilizzare per pulire casa, per pulire il pavimento, così semplicemente strusciando per terra. È una validissima alternativa se non avete voglia di tirare fuori sempre l'aspirapolvere. L'aspirapolvere si sa è perfetta per pulire i pavimenti, va a togliere qualunque tipo di residuo, però non sempre abbiamo voglia, almeno vi parlo io per mia esperienza, di tirare fuori tutto l'ambaradan, di andare a attaccare il filo e quant'altro. Quindi questo secondo me è una validissima alternativa, anche più valida delle scopettine elettriche, quelle ricaricabili, che secondo me non raccattano tantissimo sporco, a meno che non andiamo su dei modelli super sofisticati ma anche super costosi. Questa sicuramente è un'alternativa molto low cost, ma soprattutto anche per chi ha degli animali in casa come me, che ho il gatto, vi garantisco che raccatta qualunque tipo di polvere, di pelo, di qualunque insomma cosa che troviate in terra, anche un po' granulosa come può essere, che ne so, una briciola di pane. Quindi questi super super gettonati per quello che mi riguarda e super promossi. Vi parlo adesso, sempre rimanendo nell'ambito pavimento, quello che è per me il top per la pulizia dei pavimenti sono loro, i miei mop sintetici. Adesso ve lo apro. Questo non è il moccio di leva, è un'alternativa molto più conveniente. Ok, questo si attacca semplicemente con la ghiera su un bastone che avete in casa, anche quello della vostra scopa per esempio, e costa pochissimo. Mi sembra che questo io l'ho preso da Eurospin a 1 euro, ma ci vedete anche i ricambi, mi sembra che costino un pochino di più. Comunque, che sia quello, che sia questo, che sia di altri marchi, fate voi. Secondo me questo è il miglior sistema per andare a lavare i pavimenti, non ci sono assolutamente delle alternative migliori. Io per esempio ho bandito da un po' di tempo, ma dopo ve ne parlo, il cencio classico da dare con lo spazzolone. Assolutamente non lo sopporto, non mi riesce, secondo me non vengono nemmeno pulitissimi i pavimenti. Con questo tipo di cosa qua invece si va a pulire negli angolini, si dà la strizzatura che si vuole, quindi con più acqua, con meno acqua, facciamo in modo di farlo più asciutto, meno asciutto. Insomma, io lo trovo veramente un accessorio fantastico che ho scoperto non subitissimo. Io considerate che insomma che ho a casa mia tantissimi anni, sono quasi 30 anni insomma, e io ho scoperto il mocio Vileda o chi per lui negli ultimi 10 anni, perché io prima veramente pulivo i pavimenti solo ed esclusivamente con lo spazzolone e lo straccio classico. Invece per me questi sono fantastici, anche per chi ha le scale in casa per esempio, non vi state a piegare, andate bene in tutti gli angolini della scala stessa, insomma assolutamente top. Vi faccio vedere adesso invece 3 accessori, 1, 2 e 3, che per me sono basilari per andare a pulire. Allora, la prima è questa spazzolina qui, un pochino vecchiotta, un po' sporchina devo dire la verità, perché comunque è da tantissimi anni che io la utilizzo, ed è una spazzolina che in realtà aveva allegata a sé anche la paletta per raccattare lo sporco, però la paletta poi si ruppe, io questa l'ho lasciata e la utilizzo per pulire le persiane. Io ho le persiane a casa tanto noiose, tanto antipatiche che voi non avete idea, e quindi io prima di andare a passare diciamo anche questi pannetti microfibra strizzati adeguatamente, io vado a togliere l'eccesso di polvere con questo attrezzino qui, che lo trovo sicuramente migliore di quegli attrezzi che vendono fatti apposta per le persiane, con i quali io non mi trovo assolutamente. Ce l'avevo qualche anno fa, adesso non ce l'ho nemmeno più, quindi per farvi capire che proprio non mi funzionavano, mentre questa invece va a togliere la polvere in eccesso, come vi dicevo, dalle varie insomma fessure della persiana. Dopodiché si passa semplicemente il nostro pannetto in microfibra e il gioco è fatto. Quindi io questa la utilizzo tantissimo anche per i davanzali delle finestre, per togliere un po' di sporco. Poi ci sono questi 2 accessori che vi facevo vedere. Uno è il classico spazzolino da denti vecchissimo, che io utilizzo per andare a pulire i punti piccolini che normalmente nei quali non si arriva con le spugne. Non lo so, mi vengono in mente le fughe delle docce
che sono sicuramente i punti più noiosi da pulire. E quindi, dopo aver applicato un detersivo apposito per la doccia, io poi vado a strusciare nei punti dove arrivo male con lui o con questo che è un pennello vecchissimo pure lui, che non so nemmeno da quanti anni io ce l'abbia, un pennello proprio per pitturare praticamente, che invece per me ha preso il posto una sorta di spazzolino. Ha delle setole piuttosto rigide, per cui anche con questo si arriva bene nei punti dove normalmente con una spugna tradizionale non arriveremo. Quindi anche questi sono due accessori che io tengo sempre con me. Finisco con il mostrarvi invece due cose che io ho, che ho, una l'ho finita fortunatamente perché l'ho odiata profondamente, quindi due cose che io assolutamente per le mie pulizie quotidiane non utilizzerò mai più. Una ve ne ho parlato poco fa, i stracci per terra. Io mi è rimasto uno straccio da dare in terra che è questo qua della Vileda. Io questi qui li utilizzavo, ve l'ho appena detto, fino più o meno a 10 anni fa. Sono i classici stracci per terra, di quelli che poi una volta bagnati, ci passate sopra lo spazzolone e lo date su tutto il pavimento. Io non mi ci trovo, questo l'ho lasciato perché è rimasto lì appunto nel corso degli anni. Non so nemmeno che utilizzo farne sinceramente in questo momento. Forse se dovesse perdermi, non lo so, la lavatrice che perde acqua, quindi ce lo metto sotto un po' a tamponare la situazione. Però insomma io questi qui per pulire i pavimenti assolutamente non li utilizzo perché proprio non mi ci trovo. E l'altra cosa che concluderà poi questo video sono loro, i pannettini della Swiffer. Io adesso vi faccio vedere i Swiffer perché avevo questi. Tra l'altro avevo preso anche la confezione da 40 pezzi, da 40 pannetti. Lo sapete, no? Questi possono essere applicati o nello spazzolone che praticamente in un primo acquisto vi danno in dotazione, poi questi sono i ricambi che via via si comprano, oppure li potete utilizzare semplicemente come dei pannetti per andare a spolverare. Io assolutamente con questi pannetti non mi ci sono trovata bene, né per quello che riguarda la pavimentazione, perché secondo me non raccattano adeguatamente lo sporco, o comunque ne dovreste utilizzare veramente tanti per andare a pulire tutta la pavimentazione di casa, perché dopo un pochino che andate a passare appunto il pannetto per terra non raccattano più lo sporco, e tantomeno per quello che riguarda lo spolveramento, diciamo, perché questi pannetti sono impregnati, anche se in minimissima parte, sono impregnati di un prodotto catturapolvere che in determinati mobili io mi sono resa conto che lascia proprio il residuo. Io per esempio li avevo utilizzati sulle ante dell'armadio che ho nel disimpegno, poi in controluce mi resi conto che c'erano rimaste proprio tutte le strusciate, una roba orrenda, e non vanno a togliere nemmeno tutta questa polvere come dicono, quindi diffidiamo un po' delle pubblicità, o perlomeno a me non sono piaciuti, punto e basta. Insomma, ce ne sono di tantissime marche, tra l'altro questi sono anche i più costosi. Se proprio siete degli habitué dei pannetti Swiffer, andate magari a prendere quelli di marchi diversi che costano un po' meno, però ripeto, questi e lo straccio da pavimenti sono le due cose che io proprio boccio in assoluto e che non utilizzerò mai più. E quindi niente ragazze, il video sui miei accessori per la pulizia della casa, spugne e cencetti, finisce qui. Io spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Io vi mando il solito grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!